Bentornati sul canale YouTube di CinemaMagazine.it. Siamo allo Stand Lenovo, siamo sempre all'IFA 2015 a Berlino e in questa sede dobbiamo farvi vedere un telefono molto particolare. È un telefono più tablet. Un phablet? No, per Lenovo è un fab, questo è il nome di questo prodotto, il fab, cioè phone più tablet. Non è un caso che infatti questo sia il telefono, lo smartphone, con il più grande display disponibile sul mercato, cioè una diagonale 6,8 pollici con risoluzione Full HD, quindi 1920x1080 pixel. Ancora di più, questo display Lenovo lo chiama multimedia display proprio perché assicura colori profondi, un elevato contrasto e neri altrettanto intensi. Qui in questa sede vi faccio vedere un'altra caratteristica dell'interfaccia di Lenovo, che è questo menu con i collegamenti veloci proprio per sfruttare il display di ampie dimensioni, che si apre attraverso questo punto qua e mostra alcuni dei collegamenti, per cui il telefono. Caratteristiche tecniche di questo fab: allora, display octa-core Qualcomm 615 a 1,5 GHz, assistito da 2 GB di RAM, 3 GB di ROM. Sulla parte posteriore c'è la fotocamera da 13 megapixel con LED, doppio LED, 5 megapixel nella parte frontale, Android 5.1, ma soprattutto la scritta Lenovo. Allora, la scritta Lenovo che arriverà verosimilmente anche in Italia, nel senso che parlando qui nello stand ci hanno detto che il fab dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno in tutta la Western Europe, quindi Italia compresa, con questa scritta. Probabilmente qui il concetto è dire è un tablet da 6,8 pollici con in più il telefono, perché i telefoni, gli smartphone saranno probabilmente quasi tutti sotto marchio Motorola. Questo è Lenovo. Altre caratteristiche: è dual SIM, il vano per la doppia SIM si trova sulla scocca di body all'interno di questo spazio, che come al solito si apre con la graffetta. Android 5.1 ve l'ho già detto, ha una batteria che ci garantiscono duri 24 ore senza ricaricare, quindi insomma un'autonomia importante anche in virtù delle dimensioni giganti del display. E questa è l'interfaccia di Lenovo, un'interfaccia che mantiene l'app drawer, quindi mantiene un layout fondamentalmente tipicamente Android, con alcuni piccoli interventi sulle icone molto, molto belle, molto flat, con un pannello delle impostazioni personalizzato, insomma con alcune piccole aggiunte che, vabbè, questa è una versione tedesca, in Italia bisogna vedere come arriverà, se arriverà, ma insomma per darvi un'idea di questa anteprima. Io direi che per questa super esclusiva del Fab qui all'IFA 2015 di Berlino è tutto, vi do appuntamento a presto sul canale YouTube di CinemaMagazine.it, un saluto da Luca Figini.